È mezzogiorno, sempre di mercoledì, finalmente il mare ha mollato un attimo. Stamattina alle 7:30 abbiamo dimenticato di dirvi che il mare era forza 7-8, ma dei valorosi sono riusciti a condurre questa nave in salvo, dei valorosi marinai. Allora, quello che vedete è Giovanni Soldini, che per la prima volta prende il timone in mano, ha fatto tutt'altro per 3 giorni. Tutti lo controllano. Marrico era disperato perché lui è venuto apposta per vederlo. Allora adesso ci guardiamo tutti, eh. Allora, questo è Daniel Winter, amministratore delegato del PTUR, grande marinaio si è rivelato. Ci ha spiegato un sacco di cose sul turismo, che stasera vi mandiamo sul sito, abbiamo anche un sacco di domande da farvi, perché abbiamo alcune questioni non risolte che vorremmo chiedere a voi. Riccardo Illy, eccolo, lui è un grande velista, ci ha aiutato moltissimo, guidato tanto, è stato bravissimo. Ecco, non si dice guidare, porca miseria. Allora. Oh, Ugo Alciati, che è uscito finalmente dalla cabina, sta un po' meglio, ha avuto qualche problemino. Ci ha fatto una cena fantastica la prima sera, un risotto al pesto con tacchinella da urlo. Dopodiché è stato male e ci siamo mangiate le patate ieri sera. Paolo Locivelli, altro grande velista. Salut, fai un grande saluto a Donatella anche da parte mia, stiamo tutti bene, a posto. Eccolo Marico, al quale daremo la parola tra poco, perché deve raccontarci un po' di robe importantissime su questo viaggio. E poi ecco Guido Fall stanotte è stato un eroe. Meno male che c'era, che è stata una roba pazzesca, eh? Golfo del Leone. Eccola la nostra bellissima Levoni. Brava, lei è stata molto bene tutto il tempo, ci ha tenuto buona compagnia. Non so se ha anche portato la barca o no. Sì? No. Con le onde, paura no. Non è riuscito. Bruno Fieno, Bruno, eccolo. Ci ha aiutato da matti, ha portato, ha fatto tutto. Chi manca? Che dorme? La grande Bea. Vediamo, eccola, non so se riuscite a vederla. Stiamo prendendo l'interno. Eccola Bea, sei in primo piano, che ha deciso di fare il caffè.